Amiche ed amici di animemanga.it, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro canale. Io sono il vostro amico Kumetsu e quest'oggi per la rubrica Planet Manga vogliamo parlarvi di un'opera molto promettente, seguito di un cult assoluto. Oggi infatti vogliamo parlarvi dell'immortale, il libro dell'era Bakumatsu. La serie è stata realizzata da Renji Takigawa con la collaborazione del mangaka che ha creato la figura di Manji l'immortale, ovvero Hiroaki Samura, mentre i disegni sono affidati al bravissimo Ryu Suenobu. La prima pubblicazione risale al 2019 nelle pagine della rivista Afternoon di Kodansha e si compone al momento di 3 volumi. In Italia Panini porta questa serie in una pregevole edizione con sovraccoperta. Partiamo proprio da quest'ultima, che è opaca, in pieno stile di Killer Inside per intenderci, con dei colori semplicemente bellissimi che esaltano il character design. Potete vedere infatti qui Manji. Le copertine al di sotto sono rigide il giusto e in generale il volume ha una buona consistenza, con dimensioni più grandi rispetto a quella tradizionale, ma che si riesce tranquillamente a tenere anche in una sola mano. Le pagine all'interno sono resistenti, piacevoli al tatto e trattengono anche il colore, così non vi è alcuna traccia di colore sulle dita e sono poi, come potete vedere, rilegate in maniera eccellente. Con queste caratteristiche il volume è proposto al pubblico italiano alla cifra di 7 euro. Sono trascorsi moltissimi anni dalla lotta contro Light Toriu e Manji ha vissuto anni riuscendo a trovare la pace lontano dal campo di battaglia, dopo un viaggio seppur fortuito in America. Il Giappone sta cambiando radicalmente, soprattutto perché il paese è messo di fronte a un'importante scelta: se restare ancorati alle proprie tradizioni lasciando il resto del mondo fuori, oppure se accogliere lo straniero, il mondo che esiste al di là del Giappone, e spingersi verso un avvenire basato sull'integrazione. È proprio in questo contesto, con un governo che mantiene la tranquillità del popolo attraverso l'uso della forza, che si erge un uomo, Ryoma Sakamoto, samurai che crede nel progresso e nell'integrazione, ma ancor prima nella giustizia. Il giovane guerriero trova Manji e riesce con la sua eloquenza ad attirare l'attenzione dello spadaccino immortale, ma soprattutto a lottare al suo fianco per sfruttare il suo dono e proteggere così la vita degli altri. Ciò che non sanno è che parallelamente la Shinsengumi, un gruppo armato a metà tra dojo e criminali organizzati, è riuscita ad entrare in contatto con la nipote di Burando Ayame, il medico che condusse esperimenti sul corpo di Manji e su centinaia di esseri umani per scoprire i segreti dell'immortalità. Amici, l'immortale, il libro dell'era Bakumatsu, comincia riportandoci prepotentemente nel mondo narrativo creato da Hiroaki Samura. La serie ci ripresenta il cinico, saggio, spiazzante ed implacabile Manji, questa volta impegnato sin da subito in un'impresa molto più ardua di quella che poteva sembrare all'inizio. Così come per l'opera principale, anche questo nuovo capitolo riesce perfettamente a far calare il lettore all'interno della storia del Giappone, questa volta però nell'era Bakumatsu, alla fine praticamente dell'era Edo, un periodo storico di profondi cambiamenti che avranno un impatto molto importante sul paese che tutti noi conosciamo. In un contesto di lotte interne anche concettuali, quindi non solo di potere materiale territoriale, vediamo ancora una volta quanto il cambiamento possa essere problematico, quanti danni possa provocare in chi non è pronto ad accoglierlo. La Shinsengumi è la manifestazione dello status quo, di chi è pronto a tutto pur di ottenere i propri obiettivi, anche spargendo il sangue degli innocenti. Manji ancora una volta sarà decisivo, facendo emergere quella bontà d'animo, quel profondo senso di giustizia che lo pervade e che gli ha consentito di ottenere in dono la sua immortalità. Un altro punto di interesse della serie è che proprio è data proprio dai nemici, dalla Shinsengumi, guidata da Isami Kondo, personaggio molto interessante, capace soprattutto di mettere le mani, probabilmente, sull'immortalità di Manji, il che implicherebbe un problema molto, ma molto serio. Tecnicamente parlando, il tratto di Ryu Suenobu non solo riesce a rendere giustizia allo stile di Samura Sensei, ma soprattutto a renderlo ancora più accattivante, con tavole sempre ricchissime di dettagli, dense, con una capacità incredibile di far vivere il dinamismo dei corpi in movimento, soprattutto nei combattimenti davvero incredibili. Il primo volume dell'Immortale, il libro dell'era Bakumatsu, è l'inizio di una serie che ha tutte le premesse per essere un titolo eccellente, ricco di azione e dinamismo, ma che permette di dare uno sguardo dall'interno al Giappone di questa epoca di profondi cambiamenti. È un'opera che si può consigliare a chi ama lasciarsi avvolgere dalla storia, oltre dai combattimenti, e predisposta a scene crude e violente. We'll be right back.
Ricapitolando, L'Immortale, il libro dell'era Bakumatsu, serie di Renji Takigawa e Ryu Suenobu, serie pubblicata in edizione deluxe con sovraccoperta da Planet Manga alla cifra di 7 euro. Come sempre amici, ci auguriamo di aver realizzato un video che vi sia piaciuto. Qualora sia stato così, però, mi raccomando di farcelo sapere attraverso un bel mi piace, sempre incoraggiante, ma soprattutto vogliamo invitarvi a partecipare attivamente alla vita del nostro progetto commentando, facendoci sapere la vostra opinione, che è sempre il nucleo, il cuore del nostro progetto. Vogliamo inoltre invitarvi, qualora la nostra video recensione vi abbia intrigato e voleste acquistare il primo volume di L'Immortale, il libro dell'era Bakumatsu, beh, potete farlo anche attraverso il link ad Amazon che trovate in descrizione. Amazon che ci riconosce una piccolissima percentuale che non influisce assolutamente sul prezzo finale del volume, ma che per noi è di fondamentale importanza per la crescita del nostro progetto. Detto questo amici, è veramente tutto. Un saluto, un ringraziamento sentito dal vostro amico Kumezu.